Una prima assoluta, quella che si è inaugurata oggi al Museo della Rapacis, dove sono arrivate le collezioni ospitate dal Palazzo della Farnesina. Dal 1959 il Ministero degli Affari Esteri, infatti, raccoglie nelle sue stanze opere di arte contemporanea, affiancate a partire dal 2008 dalla collezione di design. Delle oltre 300 opere realizzate dai più noti artisti italiani dell'ultimo secolo, sono circa 60 i quadri e le sculture esposte alla Rapacis, 23 progetti di design e fotografie affiancate dalla proiezione di due filmati. La Farnesina, il Palazzo del Ministero degli Esteri, è un'opera d'arte in sé, del Debbio, Morpurgo, sono i grandi architetti che hanno fatto Baglio, che hanno fatto questo palazzo, quindi già in sé è un'opera d'arte, poi è diventato Ministero degli Esteri. Dentro ci sono grandi collezioni di opere d'arte e questo è il pretesto per poterle vedere tutte, compreso il design, perché c'è la grande firma degli anni 60. E c'è proprio questa contaminazione anche nel fatto che le opere d'arte, le opere di design sono esposte insieme. E si dà un'idea molto, direi, molto compatta, molto definita di quella che è la creatività italiana. Da Carla Accardi a Mirko Basaldella, passando da Marcella Venali, Renato Guttuso, Carlo Levi, Pomodoro, Rutella, Pistoletto e molti altri, il Palazzo della Farnesina e le sue collezioni fino al 3 luglio mette in relazione differenti forme d'arte. Un dialogo tra design, pittura, scultura, creazioni di ogni genere, una contaminazione in cui emerge un unico comune denominatore, la capacità di saper fare bene le cose, caratteristica che in alcuni ambiti vede gli italiani primeggiare, anche se troppo spesso se ne dimenticano. Ma soprattutto che ci sia questo abbinamento con il disegno e col moderno, perché un domani quello sarà l'antiquariato, non per noi, ma per gli altri. E questo, infatti, voglio dire, è un modo di prepararci con un approccio piacevole di essere italiani. Questo vuol dire l'orgoglio di essere italiani.